Ciao a tutti ragazzi, qui è Gigi e bentornati sul mio canale. Oggi voglio andare a ricominciare The Last of Us, visto che sta per uscire il secondo capitolo, la seconda parte di questa serie, anche se non è nata come serie probabilmente, ho voglia di ricominciare. L'avevo già ricominciato qualche mese fa, poi mi ero perso e avevo fatto altro, però adesso lo faccio puramente proprio per rivedermi proprio la storia a me, quindi non farò puntate di tutte con la stessa durata, sai, non me ne frega niente in poche parole, voglio vedere la storia. Oggi ci gioco un po', domani ci giocherò magari diversamente, con un tempo diverso. Fa lo stesso, quando avrò occasione, non sarà neanche, magari non lo faccio neanche tutti i giorni, o magari non lo porto neanche alla fine. Comunque sia, voglio solo di rinfrescarmi un po' la memoria. E quindi andiamo a incominciare. Allora, questo vabbè, il DLC l'ho portato, questo qua andatevelo a recuperare sul mio canale. Ho fatto quasi un'analisi di questo, comunque giocandolo chiaramente. Allora, andiamo. Ecco, vedi, avevo delle cose avviate. Noi facciamo una nuova partita perché voglio rivederlo proprio dall'inizio, proprio perché mi interessava. Cos'era già bonus? Ah, galleria, oggetti sbloccabili. Vediamo. Nessuno, vabbè. Skin, bozzetti. Va bene. Comunque non sono allenato a sto gioco. Non mi interessa neanche trovare la sfida. Allora, questo qua cos'era già? Allora, facile, normale, difficile, soprattutto realismo. Realismo, boh, forse non l'ho neanche mai provato. Ma perché sto gioco mi ha sempre attratto di più per la storia che per le meccaniche di gioco. Mi piace andare in giro, esplorare, mettiamolo normale, chiaramente. Ah, adesso scusate un attimo se salta la. Faccio velocissimo che quando mi manda nella schermata di salvataggio fa questa cosa qua. Prima o poi imparerò anche a trovare le opzioni giuste da fare. Cioè, le ho già provate tutte, le opzioni, però continuo, non riesco a farvi vedere i trofei quando li vinco. Compare solo una macchia nera. Boh, non so perché. Bella, bella, le musiche, bellissimo tutto. Proprio un bel racconto questo qua. Non dei più allegri, però è comunque risulta un bellissimo racconto questo videogioco. Come un lungo film da rivedere, partecipando. Ultimamente sto giocando tanto ai giochi del Naughty Dog, come mai? Deve essere, boh. Scusate. Tommy, ascoltami. È il committente. Ah, per me è di mattina, quindi È avrò più lui il tosse. committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma. Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Giornatona al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi? Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio? Così ho pensato che. Ti piace? Tesoro, è Cosa? stupendo, ma credo che sia rotto, non. Cosa? No. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene, allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Sta
Stavo cercando di capire quale fosse il cantante che ha sulla maglietta la bambina, ma non l'ho capito. Buonanotte, amore. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Ok, iniziamo. Cosa voleva dire? Stellina. Cercavo di capire, ma... Malikan... Ma... Boh. Deve essere lo stesso... Ah no, Alican. Boh. Non so neanche pronunciarlo. Allora, intanto... Guarda che spettacolo. Ok... È pari pari, eh? Facciamoci un giro nella stanza. Mi sono scordata di darglielo. Ah, il biglietto degli auguri. Che meno male, vabbè, è vero, è finito il compleanno. Altrimenti comunque siamo lì, eh. Che bella giornata. Partita bene. Proviamo un attimo qua. Il telefono è morto. Ok. Vediamo cosa legge. Boh, non ne conosco nessuno così. Niente. È curioso, come è ricca la stanza, anche per essere un videogioco dell'epoca, difatti. Comunque, va bene, questo chiaramente è la remaster. È solo... Papà! Più pulita l'immagine, facciamo così. Qui è aperto. Papà! Non è al bagno, ok. Adesso guardiamo anche il giornale. E lo specchio funziona anche qua, eh? Meno male. Alcuni giochi funzionano solo in alcune parti, oppure non funzionano proprio. Allora, perché è una sbatta comunque gli specchi. Praticamente c'è la stessa immagine che noi muoviamo a specchio, proprio all'interno, più piccola. Comunque, vabbè. Papà. Ci sono varie spiegazioni in giro su come funzionano, comunque andatevela a cercare. Non sono un tecnico io sono solo un fruitore dei videogiochi. Allora, facciamoci un giro anche qua sopra. È uno piccolo zombie sta bambina, guardate come cammina. Va bene, e sfrega l'occhietto. Ehi, sei qui? In qualche modo legati all'epidemia che ha colpito. Ma che burdello. Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... È vicino. A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Hai visto? Era laggiù, era proprio vicino, vicino. Papà? Che brutto risveglio. Ok. Papà? Il panico incomincia a diffondersi. Ma che succede? Ok, le cose non vanno. C'è musica? No. Me la fa toccare. So dove andare, chiaramente, ragazzi, non preoccupatevi. L'ho già giocato. Anche se... telefono. Proviamo a rispondere. 8 chiamate senza risposta. Dove diavolo sei?
chiamami. Sto arrivando. Tommy. Vabbè. Ma dov'è? Che non... Non so se ho pacioccato con le opzioni. Non ho messo le scritte. Scusate un attimo, prima di fare qualsiasi cosa. Può essere che ho pacioccato male. Gioco. Sottotitoli. Proviamo così. Però aspettate un attimo. Fammi vedere. Stasera torno a casa tardi. Ok, c'erano. Solo che devo aver toccato, non so come mai. Probabilmente l'ultima volta, però non adesso. Adesso non ero andato sulle opzioni. Ordina, ci vediamo. Ok. Questo era precedente, probabilmente. Ci siamo persi qualche scritta, vabbè. Tanto lo conosciamo, no? Il gioco ormai. Qua c'era qualcosa. Va bene. Procediamo. Eccoti qui. Sara, stai bene? Però me ne scrive tutte così. Fermo lì. Allora, non voglio che... Devo fare... Cioè, se lo... Allora, gioco... Sottotitoli... Modalità foto, chissà, ne? Però non ha senso. Allora, devo avere i sottotitoli per tutto quello che si dicono, ma non posso, altrimenti non ce l'ho di quello che legge in giro. Come mai sta cosa? A me interessa solo della roba scritta, non di quello che si parla. Vabbè, prendiamolo così. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte, resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Guardalo lì. Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. No, non mi piace. Non mi piace. Quelle scritte sotto proprio mi fa uscire dalla situazione. Fermiamo un attimo a vedere se si può fare qualcosa. No. No, niente, dobbiamo tenercelo così. Boh, chi se ne frega della roba scritta in giro allora. O magari proviamo poi a vedere. Non lo so, vediamo. Come suggerimenti di gioco. Modalità ascolto, si può spegnere anche il normale. Vabbè. Vabbè. Vieni. Jimmy. Jimmy, ti avverto. No! Vai. Vai. Mi hai sparato. L'ho visto stamattina. Ascoltami. Sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai. Dov'è? Un paio di scarpe almeno. Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. L'età della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via. È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Meraviglia. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove. Ma stanno scappando tutti. Ha detto.
piazzale che stanno all'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendila. 71, sto andando là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Scusa. Cosa è successo? Non ne hanno idea. Guarda il burdello. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Ne sono certo. Siamo malati? Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città, noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Scusate se sto facendo bordello, ma sto cercando di sistemarmi. Ok, le cose vanno. Ma che gli serve? Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Ehi! Tira dritto, Toby. Fermi! Sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Dovevamo aiutarlo. Non va bene. La coda. Abbiamo avuto tutti la stessa cazzo di idea. Beh... può fare marcia indietro. Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Voilà. C'è l'ospedale lì, probabilmente. Sì, difatti. Tommy! Tommy! Porca troia! Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Meno male che non eravamo in mezzo alla coda. Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo indietro. Ce ne sono anche dietro. Là. Aspetta. Vai. Che culo. Indietro. Bravo. Sono qui. Forza, dammi la mano. Che c'è? La gamba fa male. Fa male? Dobbiamo correre. Tu tieni, Cenzo. Su, piccola. Tieni forte. Ok. Via. Dai, ci fanno inciampare. È morto. Chiusi, tesoro! Mamma mia! Continua a portare il piccolo! Guarda questa che continua a infastidirci! Ci intralcia! Ne usciremo! Ok, andiamo di qua. Sono troppi! Da questa parte, nel vicolo! Sono qui! Via! Bravo! Ci siamo quasi, quasi, piccolina. Muovetevi, trovate una via di uscita! Forza! Joel!
Forza! Vai all'autostrada! Cosa? Vai, tu hai Sara! Io li semino! Zio Tommy! Ci vediamo lì! Sbrigati! Ci siamo quasi! Bello, dare una bella impressione di come inizia il casino. Lo scoppio di un'epidemia tremenda, di qualcosa di tremendo. Lì ce l'abbiamo alle spalle, senti proprio i suoni. Bello. Le ombre. Bello, bello. Gran bella introduzione. Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego. È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! No! Oh no! Sara! Via le mani, piccola! Lo so, piccola, lo so! Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male! Andrà tutto bene, piccola! Stai con me! Okay. Adesso ti alzo! Lo so, amore, so che fa male! Forza, amore! Ti prego, lo so, piccola, lo so! Sara! Amore, non farmi questo, piccolo. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. 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 No, no, no. Ti prego. Bello, l'inizio mi affascina sempre, poi c'è sempre sto pezzo finale, un tuffo al cuore proprio. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto preparato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il mio statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se non credete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Ok. 20 anni dopo. Però proprio ste scritte non riesco a capire perché. Sto arrivando. Devo tenerle per forza sotto. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tessa? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi?
Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Mi hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Diciamo che l'umanità è a malapena sopravvissuta, quindi questi sono 20 anni dopo, non è che siamo riusciti a ricostruire tutto allora. Il punto 5 è ancora aperto. Quindi si comincia. Meglio sbrigarci. Un secondo, devo ancora guardare queste opzioni, ragazzi, lo so che ho rotto, ma mi dà fastidio. Allora, non posso leggere i cosi. Sottotitoli, allora me li deve mettere... Sì, niente, no, no. Ci posso fare niente, ragazzi, va bene. Tanto vabbè, non è che... Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Che schifo. Diciamo che la roba che troviamo scritta in giro non ci rivelerà niente di nuovo, però era per questione di completezza, però vabbè, dai. Ci accontenteremo di quello che si dicono a voce. Vent'anni, non ritirano l'immondizia. Attenzione, i cittadini devono sempre portare con sé l'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare. Laggiù c'era un cancello, però vabbè, non stiamo a perderci, tanto io voglio principalmente a rinfrescarmi l'idea del... Ah, vedi? Pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Effettivamente, se aumentano... Lo sai, ho speso un'altra zona di scadenza. Sì, faccio io, li hanno messi in sigla. Ho recuperato dei nuovi documenti, non avremo problemi. Basta restare calmi. Bene, proseguite pure. Checkpoint. Cosa fate? Un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Che sfiga, però volevamo passare di lì. Tanti saluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Ah, ok, vabbè, qui spiega come si fa. E lo facciamo. Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremo passare da fuori. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare. Come no? Dai, andiamo a bezzicare chi ci ha derubato. Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene, cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto?
Beh, tu cosa ne hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Fammi guardare intorno. Ragazzi, come va? La meraviglia. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Procediamo, però fammi guardare un attimo. No, non c'è niente. Andiamo. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Bello come all'inizio cadono gli oggetti, però poi la bottiglia, questa qua che è rotonda, si incolla praticamente dove cade. Poi vabbè, uno può dire era sporco il mobile sopra, però invece... Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Cosa buttano? Ok... acceso, niente, dai, proseguiamo, tanto lo so che qua non c'è niente, cioè lo so, non mi ricordo bene, però per quello che difatti lo sto rigiocando. Ok, i nostri zaini sono rimasti qui. Va bene, fammi guardare solo intorno, recuperiamo tutto. Scarseggiano. Beh, usano le penne. La maschera e la luce. Bene, ok. E ci arrampichiamo. Pronto? Sì, signore. Dai. Attenzione. Come sempre. Ok, io invece voglio guardarmi intorno. C'è niente. Già che qua adesso però non corre. Ah, è simpatico che poi lo si... La luce si spegne, quella è sempre, mi è piaciuto sempre tantissimo, cioè una bella cosa di gioco. Quando crea problemi la pila bisogna agitare il pad per farla funzionare. Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Dai, proseguiamo. Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Se non ricordo male, eccola là. Beh, qualcosina. Vabbè, queste sono proprio le fasi iniziali. Portala qui. Ah, tutorial, ok. Prima le signore. Signora,
Lo confondi con un'altra persona. Sono belli anche i dialoghi, di questo gioco qua, non c'è niente da dire, cioè si sono impegnati, era un gran bel gioco questo. Sì, ok, qua ci dà i comandi. Di qua. E i dialoghi fanno parte proprio del racconto. Per quello che mi disturba avere la scritta sotto continuamente. Allo stesso tempo, fatemi guardare i libri, vediamo se troviamo qualcosa da leggere. No. Allo stesso tempo però non... Adesso vediamo di nuovo i biglietti, però non me la ricordavo sta cosa, sto problema. Perché non devo... Non posso leggere i biglietti senza avere le scritte. Ah, già qua c'è qualcosa da spiare. E spiamo allora. Mi piace tantissimo a me andare in giro a giocare qua, ecco qua. Queste servono materiali per produrre armi, fare cose. La luce ne abbiamo noi il controllo. Lo ripeto per chi non avesse mai giocato a questo gioco, però. Piastrine, vediamo le piastrine. Ok. Ah, leggi, vedi, così me lo fa leggere. Ok, le luci, va bene, gira. Niente, va bene. Qui c'è il simbolo delle luci. Melissa, Joanna. I nomi di bimbi e bimbe. Via, andiamo. Il problema è che adesso non si corre. Vedere qua dietro, c'è niente? I quadri, pittura moderna, no, mappe. Andiamo di qua. Ora mi aspettava lì in punta, eh? Robert ha ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo. Si spera avremo altre pillole e munizioni. Sì, arriva sempre con qualcosa. Dovrebbe tenerci occupati per un po'. Fermo. Ok. Spore. Va bene, adesso ci sporano. Le spore è una cosa che diffonde... Ma dove diavolo arrivano? L'ultima Vabbè, volta questo posto tanto era... verrà spiegato tutto. Attenzione. Altri tasti si sono aggiunti. Non ci ho fatto caso prima se funzionava già, però vabbè. Ok. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperte. Ah, e qui c'è un altro. Sei un alfa? No. Va bene, mi è sembrato di vedere male. Ok. Dovremmo passare da qui. Merda. Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Da questa parte. Piano. Cristo, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Facciamolo secco, dai. Proviamo pietà. Andiamo. Com'è che si raccoglie? Ah, ok. Va bene. Fatemi controllare solo prima in zona, che non ci sia nient'altro. Allora, abbiamo già fatto un gesto di gentilezza, eh?
Non volevo essere così bravo. Ok, si inizia a correre un po', meno male. Avandino. Andiamoci bene intorno. Le munizioni farebbero tutte comode. Chissà se si può farle infinite, non mi ricordo più se c'è una maniera per fare qualcosa, comunque vabbè, andiamo. Più avanti. Ah, vabbè, qui si ci spiega la meccanica dell'udito. Sei tu? Ah, ok. Quanti colpi hai tu? Facciamo una strage? Che dici? Oppure ci muoviamo con calma? Proviamo con calma. Aspetta, non mi ricordo la strada, però. No, forse è lì davanti. Se... Senti che c'è il nervoso. Ok. Dove sono? Ah, sono proprio lì, eh. Ok, andiamocene. Bene, non ce ne sono altri. Io continuavo a camminare basso. Torniamo in città. Qua non c'è nient'altro, vero? No. Guarda le spore come escono. Un po' d'aria fresca. Ci sta, è effettivamente. Cosa che mi piace, oddio, la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Fare pantano, è tutto distrutto ormai, eh? Chissà come sarà. Avranno nel secondo, la parte 2, avranno iniziato a ricostruire un po'? O continuano a vivere così? A parte che quando succedono queste cose si finisce così, come l'inciviltà regna sovrana. Fatemi solo guardare intorno prima di fare qualsiasi cosa. Gentile, fai tu. La prendo io. Ah, tocca a me. Sei furba. Fammi solo vedere però che non mi sto perdendo niente. No, eh. Non mi ricordo se me le fai notare da lontano. Vabbè. Proseguiamo. Piano piano mi ritorneranno in mente tutte le meccaniche. Datti una mossa, però... Come... Un culo... Aspetta, non mi ricordo... Ah, vedi che aspetta, sono io che... riesco a farlo trottare poco a poco. Mi ero dimenticato il tasto, ragazzi. E qui è colpa anche della mattina, però, eh. Qui, passamela. È pesante. Credo di potercela fare. C'è niente qua sotto? No. Niente. Vabbè. Andiamo.
Sali, culo pesante, muoviti. Culo pesante, dai. In alto. Andiamo, va, spostiamo il nostro culo pesante via da qui. Qua in fondo. Ah, vedi che mi puzzava proprio di qualcosa da recuperare. Ah, beh, però siamo al massimo. Non me lo fai fare? No, un salto. Stile ninja. Era già bello alto da qua. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Aspetta, aspetta. Niente. No. Che rumore. Andiamo. Sarà stato un uccello che volava via. Dai, non devo perdermi troppo. Mi piace rivederlo, proprio, mi fa proprio piacere rigiocarlo. Però bisogna anche dire che guardala. Come la prendo già? Dai, non voglio sprecare una munizione per quell'affare. Col cavolo, me ne vado. Aspetta, non c'è qualcosa qua magari per... Figurati. No. Va bene, niente, dai, occupiamoci di Robert e bom. Che cavolo. Allora, qui non c'è niente. No. Andiamo. Prendi le munizioni, ci serviranno. Ok. Tutto lì? Credo proprio di sì. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Buongiorno a chiunque si sia unito. Me ne sono accorto adesso. Avevo voglia di rivedere The Last of Us, allora l'ho messo. Renderà tutto più interessante. Siamo? Andiamo, forza. Ehi, ehi, Tess. Ehi, bellezza, come va oggi? Non adesso, Terence. Fammi vedere prima di qua. Ah, non mi ricordo più se c'è qualcosa. Ok. Ah, no, è bello che da dove vedevo prima. Andiamo. Se tocchi, compri. Sì, Tess, fatto te. Sarebbe un pugno, ma... Senti, sì! Sarà meglio parare! Fagliela vedere! Prendilo, dai, cazzo! Ma dai! Torna spaccagli il culo, fallo! Dai, amico, dagli un pugno in faccia! Spaccalo, dai! Alzati! Cosa vedi su? Lasciamo perdere. Ok. È un mercatino di tutto rispetto alla fine, eh? Qua dietro c'è niente. Quel tipo ha ogni sorta di roba in quella fabbrica. Andiamo, andiamo. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Mamma mia, paghiamo in buoni pasto, cavolo. Qui? C'è una residenza estiva di lusso proprio. Andiamo. Ci siamo.
Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Ok. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca troia. Ti copro. Trova il punto migliore. Pezzo di merda! Meno uno. Ancora vivo? No. È andato. Ben fatto, Texas. Anche munizioni? Tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo. Niente. Mettiamo fine a tutto questo. Merda, da qui non si passa. Ehi, dammi una spinta. Va bene. Dammi la mano. Ecco fatto. Ok. Allora, stavo caricando. Aspetta però. Che mi perdo qualcosa, no? Boh. Di qua, Joel. Andiamo. Altri della banda di Robert. Merda. Come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Lo sanno già allora, eh? C'è ancora qualcuno qui? Volevo dirtelo. Ero in Jordan Street e sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Fammi indovinare. Luci? Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno freddati tutti. Cazzo. Sì, dicono che sia così in tutta la città. Stanno cadendo sotto. L'altro continua a parlargli. Brava Tess. Allora, fatto? Tutti quanti? Guardiamo in giro. Vediamo. Ok, il ventilatore mi mancava a casa. Allora adesso lo prendiamo, facciamo la spesa. Allora, mangiare non ci serve. Già che si sviluppa anche un po' il personaggio, mi ricordavo già più neanche quello. Vabbè, niente, si prosegue. Abbiamo raggruppato i rifornimenti nel deposito a sud. Le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco. E Robert? Con chi si rintanerà stanotte? È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa per gli altri. Adesso vediamo cosa fare questa bottiglia. Allora. Non so se fare una strage o cercare di passare tranquillo. Tiriamo, a culo. Dovevo beccare lui. Vabbè, ho tirato a casaccio. Test, ce l'hai lì? Uccidilo. No, eh?
Era quello che corre. Ancora. Munizioni? Niente. Bello averti qui. Allora, cerchiamo di gestirla. Dov'è? Ah, un'altra bottiglia, è vero. Che tornano gli oggetti. Allora, dove sono finiti gli altri? Com'era già? Ecco. I tasti che non mi rimangono. Non me li ricordo. Sono lontani. Non ne percepisco nessuno. Niente, eh? Sono spariti tutti. Ok. Proviamo da qua. Ah, ok, sono sopra. Almeno uno. Ah, e l'altro è laggiù. Vediamo se riesco a tirarlo qua. Ok, si muove. Sa che l'altro però guarda proprio nella direzione dove voglio andare io. Eh vabbè, a sto punto ha fatto paura. Non correre così. Andiamo a prendere prima quello sopra. Allora, uno è lì. E tu che stai facendo bordello, Tess? Allora, qui c'era ancora... No, guarda come mi vede. Sono due sopra e uno sotto. Ok, è gestibile. Però senza munizioni, che palle. Adesso... gliela tiro in testa adesso. Una cosa che proprio voglio fare. È sugra. Sei morto. No, ma perché mi sono fatto picchiare male? Muori. Ho acceso anche la luce per sbattere tutti i pulsanti insieme. Avremmo dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Dai, stava andando già tutto troppo bene. Allora, fatemi fare un giro veloce qua. Che... qua. Andiamo. Se troviamo qualche munizione. Ah, coltello. Com'era già? Ah, vabbè, fa da solo. Ok. Comandi per fortuna sono abbastanza semplici, anche se è un bel po' che non ci gioco, uno ci riprende la mano. Ok, allora bisogna scendere, vero? Sì. Dai, non riesco, per ci riprendo la mano non riesco neanche a usare. Cos'è già? Sono da curare. Poco poco, però teniamolo allora, va? No?
Vediamo sotto, se magari troviamo una brioscina, qualcosina è meglio. Niente. Amen, dai, procediamo. Ok. E qua si fa un po' più complicato. Secondo questo. Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud, merda. Non so che ci sia ancora lì che ci può vendere della merce. Credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi incarichi di protezione. Ok. Anche se fosse, che cosa cambierà? No. La zona è spacciata. Meglio pensare a una strategia d'uscita. Sei suicidio. Abbiamo uno lì. E gli altri di là. Io direi di passare di qua veloce. Io preferisco cavalli. Usiamo la testa. Sono in tanti. Anche i ratti ci sono, però tanti. Sei da solo? Merda! Per una botta di culo, bro. Dai, non volevo, volevo prenderlo subito. Fa comodo, quel modo di sentire così. Allora, adesso questo cosa fa? Il giro? Torna qui? Sì. Abbiamo anche sprecato il coltello. Allora, io direi di buttarci subito dentro, magari continuiamo a eliminare quelli all'esterno prima. È bello che quando sfrutta le orecchie di più perde, sfoca un po' la vista. Se sviluppa di più un senso, perde l'altro. Ah già, questa fa comodo. Vediamo un po', ce n'era uno qua in zona. Eccolo laggiù. Riusciamo a togliercelo di mezzo. Sembra abbastanza zombie. Si può? Che devo fare così? Cos'è? Sì, vabbè, dai. Chi è mischiato in affari loschi con mezza città. Wort. Munizioni? Niente? No. Ok, allora. Ce n'è uno lì che passeggia. Ah, coltello. Sto facendo la spesa, sto facendo qua. Ok, ok. Ho
so se buttarmi alla Rambo a questo punto, però mi sa che sono ancora tanti. Ah no, questo arriva. Ha visto il cadavere? Sì, cavolo. Uno lì, vedi, l'ha visto. Ma sbagliatevi. Allora, ok, adesso arrivano qua. Dovevo entrare sparando così e farli tutti secchi, boh. So che mi sono complicato più la vita così. Allora. Ecco, separatevi, bravi. Però così no, 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 no. Fa il culo, va visto. Sei un uomo morto, stronzo. Ecco così. No, aspetta. Vieni qua. Sì, capito. Dove vai? Non scappare. Via. Yeah. Dovevo farlo subito. Allora, intanto non quello di curarmi, dovevo più che altro mattone, l'avevo preso, sì. Allora, c'è più nessuno. Non erano poi così tanti alla fine, allora. Ti fa. Ah sì sì sì, c'è qualcuno. Guardalo, guardalo. Voilà. Posto così. No, niente munizioni. L'ufficio. Robert deve essere lì. Andiamo. Chissà se c'è qualcos'altro. Ah, chi se n'è? Proseguiamo. Ok. Niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Ok, recuperiamolo. Joe, di qua! Un metacchiappo! L'avevamo quasi preso! Che furbo. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute.
Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah, cazzo, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Brava. Bene, adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Sta dormendo. Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che è qui? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dobbiamo uscire da qui. L'hanno ora. Bloccato. Non lasciarlo andare. Prova. Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. Via. Di qua. So come evitarli. Vieni. Devo trovare un tubo di ferro, sto pezzo di legno brutto che... Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Ah, di ben in meglio, perché eh? Perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Che fai? Entri. Oh. Benissimo. Joel, dammi una mano qui. Come va? Vivrò. Ah sì, chi se ne frega dei collezionabili, andiamo, seguiamo la storia. Stop. Soldati. Quella è l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità.
Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Ok. Va bene, andiamo. Io prendo questo. Fai il giro e sistema l'altro. C'è nient'altro? Coltelli faccio, mi sa che è meglio che me li tengo per gli schifidi, ma poi se nell'eventualità li userò, però. Ok, attenzione. Ok, ce n'è uno lì. A parte che non sono tantissimi, se non ricordo male. Ah sì, sono appena detto. L'altro è là. Ehi, cos'è stato? Sì, l'ho sentito anch'io. Occhi aperti. Quanti è che l'hanno sentito? Solo lui? Merda. No! Ero male cieco. Fanculo, ci hanno visto tutti. Addio discrezione. No, oh, c'è testi in mezzo. Perché? Allora basta queste. Continuo a accendere la luce io. Ok, vediamo se hanno qualche munizione. No, eh? Hanno preso Warren. Chi era Warren? Addio, amico. Marlene, dobbiamo andare. Presto arriveranno altri soldati. Vabbè, niente, Amen. Andiamo. Muoviamoci. Non manca molto. Qui sotto non ce n'è un altro? No. Non credo. Andiamo. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Come stai? Vado avanti per inerzia. Ma ce la farò. Non si può correre di nuovo. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Perseguitato. Cosa dobbiamo contrabbandare? Vi faccio vedere. Sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito.
Vabbè, niente, dai. Giall, dammi una mano. Ok. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ali, non avremo un'altra possibilità. Dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ok, andiamo a fare sta passeggiata. Ah, che roba. Vediamo se c'è munizioni, no, eh. Forse l'oro. Ho sentito la sparatoria, ma... cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu. Io ti seguo e basta. Ok. È simpatica. Ah, di lì già, vero? Di qua. Dai! A posto siamo. Muoviti. Attenzione, nascondere o aiutare i militari. Dove stiamo andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Ok. Aspetta un po' però. C'è nient'altro, no? Ce la fa? Sì. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori?
Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Ci siamo quasi? Sì. Eccoci qui. Buonanotte. Che stai facendo? Ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. No, no, è peggio, è peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Ok. Sì, va. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Andiamo. Ok. Meno male che c'era benzina. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Ok. C'è nient'altro? Sali e vedi se il campo è libero. Sì, signora. Un attimo, c'è una pattuglia là davanti. Bene. A posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Allora,
Qui, nonostante abbiamo trovato i percorsi, credo che non si possa saltare questo pezzo, credo che faccia parte semplicemente della storia. Questa pioggia non va bene. Porca puttana, sono fuori finalmente. Andiamo. Aspetta un po'. Ah no. Su di qua. Voilà. Non fate cazzate. Forza. Giratele, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Grazie. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Voilà. Oh cazzo. Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh merda. Guarda. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. Ha 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Vai, sbrigati! Ma no, avevano i fucili automatici quelli lì, perché non raccoglierli? Subito. Un culo. Stai lontana dalla luce. Facciamo così. Tanto loro non le vedono. Sei pronta? Sì. Maledizioni, sono ovunque. Sotto. Mi vedo. Devono essere passati. Controllate il canale. Rimanete indietro. Non vedo niente. Sicuri che siano venuti di qua? Dobbiamo dirigere direttamente da dove attaccare. Rimanete giù. Forza ragazza, segui giù. Guarda che non se ne va. Merda. Ma che non mollano? Mi sento là davanti. Culo. Merda. Ok.
Questo è un casino però, eh? Con un colpo solo. Guarda che non si sposta da lì, maledetto. Dove posso passare? Da sopra forse. Vabbè. O era di là? Non mi ricordo la strada. Dai, fanculo. No, non era di qua. Era quello che si è fossilizzato lì. Merda. Di qua non c'è nessun passaggio? Siamo da sotto. Però da lì arrivo, mi sembra. Sì. Cavolo da costruire, vero? No. Guarda cosa sta facendo? Cosa faceva? Perché? Deve essere questa allora la strada, non mi ricordo nessun altro posto. Ah sì. Qui c'è un passaggio. Dai, Harry. Okay. Oh, merda, un'altra pattuglia. Giù. Sono davvero tanti qua. Come facciamo a superarli? Non si sono ancora accorti di noi. Facciamo il giro. Com'è? Esci fuori, vagabondo. Sono troppi, Tess. Oh, merda. C'è niente, eh? Prova a distrarli. Vedo anche okay. Luigi. Merda. Che palle. No? Dai cavolo, raccogliti Mitra. Merda. Bravo. No, 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 no. Che incubo. Coprimi, vado là. Fanculo, non mi sono andato a infilare. Fanculo. Perché sono scattato avanti così? Dai, fammi ripetere sta cosa. Che palle, quel testa di legno prima mi ha consumato tutti i colpi. Allora. Allora, ok, ok, una cura ce l'ho. Ma quanti sono, maledetti?
culo. Perché ho sbagliato tanto stavolta? Al culo. Ok. Diamoci alla fuga. Pure i soldati. Tess, sai da che parte andare? Aspetta. Vediamo dove ci porta. Sì, sembra giusto. Ok. Stai vicino. Devo farlo subito prima, posso aspettare che venivano da davanti. Allora, intanto curiamo. La situazione? Potremmo passare di qui. Ok. Munizioni, mi servono delle munizioni malefiche proprio. Niente. Cazzo. Ok. Ancora? Merda, altri soldati. Bersaglio ancora libero. Interrompete l'inseguimento e tornate a settore 11. Non credo che ci vedano. Ah, bene, bene. Rimanete nell'ombra. Allora, la via sembrerebbe quella di là, però prima fammi vedere. Ok. Oh. Ce l'abbiamo fatta? No, ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Joel, vedi se c'è niente di utile. Agli ordini, boss. È lei che gestisce. Ok, vabbè, intanto fammi mettere quei pochi colpi che abbiamo trovato in canna. C'è nient'altro? No. E allora si prosegue. A parte il fatto che no, aspetta anche qua. Niente. Tess, saliamo attraverso il condotto. Passiamo di qui. Qui non c'è niente, no. Ok. Wow, wow, aspettatevi. Ci richiamano, fermiamoci. Si torna al muro. L'avete sentito, caricateli. Ok. Dai. E anche questa è fatta. Male, ma è fatta. Bene, sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io, Tess. Che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito.
E si va. Da questa parte. Passando dal centro arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Sta musica rimane impressa proprio. Va bene. Porca miseria. Ecco come sono questi edifici da vicino. Sono fottutamente alti. Quindi cosa è successo? Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibile. Ha funzionato per un po'. Ok. Un attimo, faccio un giro, voglio capire cosa c'è che si può recuperare. Niente, probabilmente. Difatti. Ah, vabbè. Un attimo che guardo anche la pagina qua che nel frattempo faccio... Vado qua. Non funziona del tutto bene come dico io, però è così. Ogni tanto fai capricci, anche se ultimamente lo fa un po' di meno. Dietro. Senti come cambia il suono. È bella sta cosa. Per essere di quell'epoca lì è fatto veramente bene questo gioco. Poi vabbè. Senti come gridano male. Che cavolo era? Tess, sentito? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi. Per ora. Dai. Qua? C'è nient'altro? Vabbè, andiamo su. Salto. Bene, il palazzo del governo. Sì, superiamo questo posto. Vuoi dire che questo è il centro? Era. Ora è desolazione. C'è nient'altro? No, eh. Ok. Mi ricordo un po' questo pezzo, va bene. Fatemi solo dare un'occhiata intorno. Bello anche sta parte, comunque. Trovato qualcosa lì? No. Cerca. Dalle vicino per ora. C'è nient'altro. Passiamo di qua. Ehi, Tess! Arrivo!
Ah, forse qualcosa qui? No. Hanno già spazzolata la zona. Si va. È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. Andiamo via. Dai, non c'è una munizione carica, no? C'è nient'altro? Se andare subito su, no. Ok, materiali. Proseguiamo. Avrei sperato in qualcosa di più, però. Ah, bene. Un altro, merda. Questo cos'era? Taglio negativo contro... Ah, niente. I soldati sono morti aspettando i rinforzi. Ecco. In breve. Qua c'è un passaggio. Bene. Nient'altro? No. Allora, un paio di forbici le possiamo già costruire, però per adesso non ci servono. Qua non si va. Oh, cazzo, un clicker. È così dopo anni di infezione. Quindi sono ciechi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Come i pipistrelli, non appena senti dei click, devi nasconderti. Topi di me, topi. E grossi tra l'altro. Gli unici che ingrassano sono i topi. Merda. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Non mi ricordo più gli integratori. Come erano già? Ah, per lo sviluppo del personaggio, ok. Ah, sì, è vero, ecco come si faceva. Me lo chiedevo all'inizio, poi... Piano, piano. Occhio alla testa. Arriva tutto. Buona idea stare di un palazzo che è semi sdraiato. Guarda che roba però, i dettagli, nonostante l'età. Ok, dovremmo aver recuperato tutto. Sì, andiamo. Non
Dai, ci hanno sentito fino dall'altra parte della città. Grazie. Stai bene? Non è niente. Cerchiamo provviste. Cazzo! Oh, è stata tosta! Andiamo qua. Alcol. No. Niente. Tieni, rimettiti in sesto. Come sei? Grazie mille. Ah, me lo dà lei. Ha trovato lei le bende. Ok, benissimo. Crea. Non me la ricordavo sta cosa. Bene, 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 bene. Allora, questa parte qui tende già di più verso l'horror. Mi piace sta cosa, ok. Però prima, ragazzi, mi serve un secondo. Datemi un secondo, torno subito. Eccomi di nuovo qua. Allora, riprendiamo. La modalità foto cos'era già? Vabbè, probabilmente potevamo fare foto e basta del posto, cioè del gioco. Allora, ero rimasto qua. Avevamo spiato di lì. Vado dalla porta chiusa. Ok, ecco, questa è bellissima sta cosa, questa meccanica. Per un attimo, prima di fare qualsiasi cosa, facciamo ricreare i coltelli. La bottiglia. Ah, bene. Cioè che nelle porte chiuse si trova più roba, è vero, è vero. Conviene avere sempre qualche coltello al seguito. Questo non mi ricordo se è meglio. A sto punto la tengo, però. Per fare le molotov. Dovremmo aver preso tutto. Sì. Proviamo di qua. Ma un attimo. Ok. Forse andiamoci di fretta. Ok.
riesco a capire. Si è sentito qualche rumore, ma non ho capito da dove arrivava. Oh, accidenti. Altro non c'è. Lassù, guarda. Sì, sì, l'ho visto. Ah, ok, vedi qua cosina. Niente. Peccato. Andiamo. Ehi, guarda se c'è modo di passare. Via libera. Dai, Ellie. Ok, sei su. Dai. Ci sei. Ecco qua. Ok. Dai, omone. Dammi la mano. Andiamo. Ok. Clicker. Guarda. Via, via, via. Ma che brutto. Usciremo sopra l'impalcatura. Ok, usciamo di lì. Fatto. Ellie, stai bene? A parte farmela addosso, sto bene. Andiamo. Allora, vai da pistola, poi fammi controllare cosa abbiamo. Solo questo. Qui ne abbiamo trovata qualcuna di più. E dov'è che si va? Già sotto. Sì. Dammi un secondo. Che bordello. Eccoci, ragazzi. Dai, dentro. La tromba delle scale è bloccata. Dobbiamo tornare su. È assurdo. Non guardare in basso. Stai scherzando? Da unirsi alla tribù dei Sikaka. Guarda quanto siamo in alto. Accidenti. C'è niente? Allora, un secondo, che non mi ricordo più la cosa delle armi. Ah, ok.
bene, andiamo. Subito, eh? Beh, teniamo questa per adesso. È vero che l'altra magari sicuramente fa più danno. Ah, ma me lo vuoi far fare per forza? Ma intanto gli schifidi sono tutti sotto? Sembrerebbe di sì. Poi io direi di fare ok così. Prendiamo il bastone, però di nuovo non mi ricordo, si arrampicano? Si potrebbe provare, vedendo quante munizioni abbiamo, però poi non siamo senza. Rani. Vado a controllare. Rimani con la ragazza. Allora, lei è qua. Va bene, vediamo come gestirla. Riesco a capire. Ah, è là dietro. Se io lo attiro qua. Ah, proprio niente? Dai, ho sprecato la bottiglia. Ah, neanche da qua lo vedo però. Ah, li hanno messi in maniera che non li posso attaccare da sopra. Ok, dai, si è capito. Quelli vedono, è vero. Visto che non arrivano da tutte le parti. Forse è meglio che passo di qua. E l'altro là. Mi ha visto. Ah!
andata male. Ok, me la sono giocata malissimo. Allora lui, ah ok, mi fa ricominciare da quello. Mettiamo questa a sto punto. Poi cerchiamo di capire dove sono tutti gli altri. Una bella bomba avrebbe fatto comodo qua, eh? Guarda dove sono. No. L1 per scappare. Ok, ho capito. Però così me la sto gestendo malissimo. Che palle. Fatto. Bene, scendi. L'ho gestita malissimo. Allora, intanto ricarica. Ok, ok. Stupita, Joy. Andiamocene. È andata di più di culo. Devo imparare meglio a farlo, a gestire come combatterlo. Adesso sono abituato troppo ad Uncharted, mi viene, sbaglio troppo male i tasti, ma poi si comportano diversamente qua i nemici. Allora, prendi tutto. 9. Meno male che mi sono messo quella in mano. Ok. Allora, un secondo, che prima di fare qualsiasi cosa voglio essere certo di... Che poi è un vero peccato, se uno riesce a tirarli qua da sopra con un qualsiasi cosa... Aspetta un po', ma ce n'è ancora qualcuno? No. Con la bottiglia li secchi da sopra, però non ce lo lascia fare. Prendiamo tutto. Allora, così posso esplorare con più calma adesso.
Benissimo. Sto accumulando qualcosa, no? Coltello solo, bene, niente. C'è nient'altro? No. Loro due sono di là. Ho gestito maluccio, i nemici sono decisamente più strunz. Ma anche perché i comandi comunque sono un po' più anzianotti, quindi devo riprenderci un pelino la mano. Era questa? È uguale. Joel, di qui! Ok, se non attiriamo di nuovo tutto il mondo è meglio. 10. Va bene. Ok, Tess, vai. Ok, aspetta. Ok. Qua non c'era niente, vero? Ma c'era, vedi che c'era un passaggio anche di qua. Vabbè, l'ho gestita malissimo. Andiamo, chi se ne è ormai andata. Ah, bene, alcol, bende. Vedi? Va tutto bene. La meraviglia, proprio. Questi, benissimo. Allora, adesso roba ne abbiamo, eh. Qui mancano ancora le bende, però io vorrei iniziare a fabbricare qualche bomba. Mi danno una sensazione di sicurezza maggiore. Un secondo, che sto guardando solo anche l'altra pagina che funzioni tutto, sì. Ok. Ogni tanto devo buttare l'occhio anche di lì. Si scende. Ok, andiamo. Passiamo da qui. Attenti dietro. Messo male, il palazzo? Andiamo di qua. Ok, procediamo. Sai, stavo pensando, quando saremo tornati, potremo prendercela un po' più con comodo. Vuoi prendertela con comodo? Sei tu quello che fa sempre le cose con calma. E tu non mi hai mai dato retta. Beh, questa volta lo farò. Non ci credo finché non lo vedo. Un attimo. Mi è sembrato di sentire un rumore, no? Bello così, se uno si dimentica. Ah, guarda questo. Vediamo. Qualcosa. Forse. No, forse era la strada. I tasti non mi viene proprio per niente naturale. Ok. Di qui. Tanto più quando mi agita. Allora, cos'è? Bene. Allora, uno di questi possiamo fabbricare e lo fabbrichiamo a sto punto. E la bomba si vedrà. Se abbiamo fortuna, magari più avanti. No,
pistola. Ok. Bene. Pasticchetta. Vediamo quanti ne ho. 20. Potrei... modalità di ascolto, no, per adesso no. Magari aumentiamo la salute subito. Velocità di cura anche fa più comodo. Anche l'arma. Anche questo non sarebbe una cattiva idea. Cos'era quel rumore? Bello però, comunque se riuscito prima sembrava una semplice situazione, gioco d'azione così. Riesci a buttarti. Guarda la manica, è una luce. Esatto. Questi ragazzi stanno andando male sia dentro che fuori città. Speriamo che ci sia qualcuno vivo nel luogo stabilito. Ah, ok. Qui ci spiega come. Come utilizzare. Tutto bene. Benissimo, vediamo se possiamo anche fabbricarla. Credo di sì. Sia una di questa che questa, io fabbricherei questa, difatti. No, basta queste bombe però. Per adesso teniamo questa pistola, dai. Non è proprio il mio miglior modo, però va bene, dai. Qua su non c'è niente. No. Lì. Ce n'è un altro morto. Capelli rossi. Ok, bello, la luce continua ad andare. Va bene. Stavano in zona di quarantena. Guarda, non sono i nostri. Meno male. Allora, intanto fammi guardare anche in punta, no? Non c'è niente. Ok, credo che sia questa la via. Ho visto luccicare qualcosa di qua. Ah no, era solo il mattone. Va bene, andiamocene. Eccoli. Laggiù, li vedi? Merda. Joel, tu vai davanti, io sto dietro. È lì, tu rimani sempre attaccato. Ok, certo. Occhio aperto. Ci penso. Qui se la gestiamo bene, mi sembra. Allora. Ah, sì, qui ci fa muovere più silenziosamente. Allora qua mi sembra che la si può gestire male, no? Perché qua intorno, tolto il fatto che adesso vabbè ci sono sti scimmie, però solo lui però. Ci
No, devo gestirla diversamente. Allora, intanto prendiamo un'altra bottiglia qua. E tu smettila di muoverti così, che mi fai paura ogni volta. Ok, così dovremmo averla gestita. Abbiamo bruciati già un po'. Anche se ho dovuto usarle tutte e due, però. Vediamo se riusciamo a fabbricare qualcos'altro. No, ci manca poco però. Ok, adesso arma. Un secondo. Fatemela salvare qua, che non c'ho voglia di poi rifare un secondo, che adesso probabilmente salterà un attimo l'immagine. Faccio velocissimo. Ok. Ci siamo. Fate solo vedere un attimo e ritorna tutto. Nel frattempo intanto ascolto. Ok, ok, ok. Allora, non abbiamo potenziato l'ascolto, però, perché mi interessa di più altre cose a me. Anche perché ci sono sia quelli che vedono che quelli che sentono. No, va bene così. Uno è là. Quindi torniamo un attimo indietro. Sono fetenti, eh? Poi fanno un casino queste due che mi porto dietro. Il bastone, la cosa. Perché se la gestiamo bene da queste parti mi sembra che si riesce a recuperare un bel po' di materiale. E non stiamo giocando una... a un livello di difficoltà troppo alto, quindi eccolo qua per esempio. Allora, Derek nella libreria ci lascia utilizzare la sua cassaforte. Quando chiudi questa sera mettici dentro le mie cose 3, 47, 78. E poi mi sembra che tanto comunque lo fa in automatico una volta trovato, eh? Ok, loro, lì ce n'è un'altra. Di recuperare tutto. Qui c'è della cibaria. Va bene. Allora, di qua tolto il vetro che fa rumore. Mi sembra che la cassaforte però è di qua. Che rumore malefico. Ce n'è uno che cliccherà. Schifezze. Ecco, uno è lì. Da cosa si capisce se mi vedono o no? Dai rumori che fanno? Non me lo ricordo proprio. Sì, sì, deve essere uno di quelli.
non si vede niente, ragazzi. Devo accendere ogni tanto per capire dove si muove. Ok, è lì. Ah, sono due. Facciamo che... magari riusciamo a farli spostare. Non lo so, proviamoci. Meno male che hanno un mega udito. Che ti dico, mo li friggiamo tutti. Non ce ne saranno rimasti tanti ancora, no? Dov'è l'altro? Eccolo lì. Dai, chi se ne frega, proviamoci. Terminator. Allora, quanti ce ne sarà ancora? Facciamo così, almeno abbiamo di nuovo le munizioni, anche se più leggere. Ce n'è ancora qualcuno, eh? A parte questo che fa schifo qui. Altro non ha cagato la mozione? No. Prendiamo un po' di materiali. Quello ci può servire. Sì, aspetta un po'. Ok, fabbrica. No, non accendere. Portello che c'è fuori. Ok. E vai. Materiali. Non mi ricordo dov'è che li tiene. Se è andato tutto bene. Allora, intanto abbiamo recuperato già tutta la roba che c'era lì. Nessun altro? Allora, però ce n'era uno. Ah, ce n'è ancora uno lì. Ok. Guarda com'è tremendo muoversi in sto posto. Bello però. Senza luce, senza tutto quello che ci può servire. Niente. Ok. Adesso il casino è che c'è quello lì. Vediamo se riusciamo a tirarlo via da lì. Ah, è proprio un clicker di merda. Da questa parte. E siamo dov'è? Quasi fuori. E come si fa però? Spariamogli a sto punto.
Beh, abbiamo le armi, usiamole. Posto così. Che paura. Mi sa che ce n'era ancora uno in giro, però non lo so. Vabbè, togliamoci da questa brutta situazione. Allora, intanto cosa ho qua? Bottiglia, sì, tutto. Ok. Su, forza. Andiamocene. Che burdella. Beh. Qua sopra non c'è niente? No. Bene? Sì, andiamo. Vedo che ve la cavate abbastanza bene. Si chiama fortuna. Eh sì, sono d'accordo. Sono pienamente d'accordo perché l'ho gestita malissimo, soprattutto nel palazzo. Andiamo. Guarda che continuano a intralciarmi. Che parte, Tess? Niente. Il palazzo del governo è da questa parte. Ok. Almeno sappiamo. Aspetta un po'. Qua mi puzza di trappolone. Guardalo lì, difatti, il trappolone. Come superiamo il camion? Cosa troviamo? Allora, facciamo che... dobbiamo sterminare un bel po' di gente qua. Ah, sono tutti lì. Fare una maniera per non farci sentire. Anche perché non abbiamo mica più tante munizioni. Quanti sono? Vediamo se riuscissi a eliminarli con... potrei anche lasciarli stare, a dir la verità, però... Sono troppi. Potrei mettermi qua sopra, però non ho le munizioni per gestirla, la cosa... Ah! Giustamente. E qua? Niente, non ce n'è. Guarda l'ombra. Ok. Va bene, niente, dai. Allora, loro sono lì che fanno casino, nessuno si è accorto di niente. Dobbiamo riuscire a trovare un modo di passare di là. Però io volevo vedere se c'era qualcosa da recuperare. Sicuramente, se è pieno di quelli lì. Trovare una cavola di scala. Però sono tre. Se io riuscissi a ucciderne almeno uno prima di farci, o forse sono di più di tre. Aspetta che provo a gestirla. No, sono tre. Uno c'ha il testone, però.
Sai che ti dico? Facciamo così. Allora, così e poi giù giù, va bene. Porca vacca, Joel! Usiamolo per superare il camion. Tutto bene. Sono infettati da poco, quei soldati si sono appena trasformati. Significa che ce ne sono altri qui, sbrighiamoci. Però il fatto è che... mi brucerà? Non mi ricordo più. No. Vediamo se c'è qualcosa. Speriamo munizioni almeno. No. Allora, scotch al massimo. Cosa posso farci? Niente. Pasticca, niente. Vabbè. A questo punto... teniamo questa. Due colpi, ma un po' più duri. Ecco dov'era quello che ci serviva. Ok, avrebbe dovuto comunque infastidire quelli. Speravo in qualcosa di più. No, eh? Vabbè, dai. Andiamo. Ci siamo. Qualche pasticca, qualche materiale, qualcosa. No, eh? Tutto bene. Andiamo. Salite. Ci sono solo loro? Ok. Qui dentro? Sì. Il bastone che sto usando io non... allora, intanto vabbè, il foglio. Cos'è già? Sicurezza, centro di controllo, va bene, niente, roba vecchia. Ok, niente, si va. Che avete trovato qualcosa voi, no? Figurati. Joel, di qui. Va bene, andiamo. Potremmo tagliare di qui. Sì, l'ultima volta ha funzionato benissimo. Guarda che arrivano. Non sento niente. Ok, veloce. Arrivano. Lo so. Ok, va bene, via. Che schifo. Diciamo che non è stata proprio una buona idea uscire dalla città. Come usciamo da qui? Ora lo scopriamo. Allora, intanto guardiamoci intorno. Ah, non c'è niente, non c'è niente. Beh, questo lo dice lei. Ok. Come sei stata morsa? Se hai incontrato un infetto nella zona, vuol dire che sei andata a vedere. Sì. Ok, velocità di fabbricazione. Un oggetto. L'accesso è vietato. Come accidenti hai fatto entrare? Beh, ho i miei segreti. Comunque, uno di quei runner, come li chiamate voi, non è morto. Tutto qua. Capisco. Eri con Marlene quando ti hanno morso? No. Le ho chiesto aiuto soltanto dopo. Okay. Conoscendola è da tanto che non ti abbia sparato. Qui ci permette di potenziare le armi. Te l'ho detto, lei se la caverà. Velocità di ricarica e capacità caricatore, ok.
posso leggere bene tutto. Proviamo a fare una di queste, dai, facciamo velocità di ricarica. Sì, iniziamo con questa. Buon così. Sì, bel lavoro. Va bene, per adesso teniamo lei e andiamo ancora qua. Bene. Ok, effettivamente ricarica un po' più veloce. Cassetto. Niente. Qui c'è un'altra porta. Qui c'è un'altra porta. Niente. Cos'è sto rumore? Ah, sempre il palazzo che si muove? Ok. Andiamo qua. Niente. Cosa mi ha fatto fare? Mi manca un po' di bende. Va bene, andiamo sopra. Ah, il museo, siamo in un museo qua. Oh, merda! È un vecchio museo, queste cose hanno centinaia di anni. Davvero? Ok, non c'è niente che ci serve per adesso, forse qua. Aspetta un po', ma com'è che... Allora, questo ce l'ho al massimo. Devo iniziare a usarli sti coltelli. Comunque, vabbè. Altro? Non c'è? No. Procediamo. Ok, occhi alla testa. Forza. Via, 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 via. Ah, che culo. Sono vivo. Trovo il modo di arrivare. Arrivano. Tess, corri. Maledette schifezze. Ok. Ragazzi, sapete che vi dico? Ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua e vi saluto. Riprendiamo non so quando, comunque riprendiamo, penso che voglio andare ancora un po' avanti e niente, mi fa piacere comunque rigiocarlo, mi fa proprio piacere e niente, grazie a tutti e alla prossima.